Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, eccomi qua da voi. È una giornata religiosa, probabilmente sarete tutti impegnati nelle funzioni pasquali, in questo caso del Venerdì Santo. Io che mi sento un po' colpevole, specialmente verso gli abbonati del canale, per averli trascurati drammaticamente, durante questa ultima settimana, insomma, tra casini, ho deciso di venire a trovare chi ci sia, che poi chi ci sarà, chi lo sa. Vediamo. Però ho deciso di farlo aperto perché insomma il tema, vabbè, dovrò ristrutturare, cercare di offrire, dovremmo, anzi, dov'è Susannina? Ha detto che veniva a trovarmi. Dovremmo ristrutturare un po' la nostra programmazione perché insomma bisogna bilanciare di più la community con la funzione pubblica. E poi la funzione pubblica insomma c'ha i suoi limiti. Infatti la riflessione di oggi, stuzzicata da... Ciao Francesco, ciao Federico. Stuzzicata da commenti di questi giorni, stuzzicata da commenti di questi giorni. Ah, vero, vero la battuta, è vero. Beh, ma forse è finita, cosa sono le 10 di sera, quindi magari la funzione è finita e avete chiuso, come dire, gli altari, i tabernacoli sono vuoti, se non ricordo male, e vi sono i drappi viola della tristezza. Ciao a tutti. Mamma mia, quanta gente! Non mi aspettavo tutta questa gente alle 10 e 5 di sera del Holy Friday. Siete andati in pace. Allora, visto che è una improvvisata, però su un tema, vedete, il tema è complicato. Se volete, in stile pasquale, facciamo un po' di autocoscienza o di esame di coscienza o di riflessione su di noi, no? E quindi ogni tanto mi prendo a cuore, rifletto sulle critiche che mi vengono fatte, a volte le ho accettate, a volte no. Ho cercato di cambiare un po' in alcuni campi atteggiamento. Ci sono dei campi in cui non riesco a farlo e in cui vedo che infatti il mio atteggiamento continua a suscitare grandi fastidi. Ci sono delle persone che si dedicano alla ciao Luca. Che si dedicano, come dire, al tiro a segno su Boldrin, che va anche bene, che va anche bene perché? Perché avendo notato di avere ormai stuoli di persone che consultano enciclopedie per beccarmi in castagna, e qualche volta mi beccano, ma la percentuale di castagne che mi sono beccato per il momento è relativamente bassa rispetto alla quantità di fuoco puntata, e quindi uno dice, vabbè. Per il momento stai anche cercando di mantenere la regola di evitare di parlare di cose che non hai capito. Ve ne sono un po' recenti, alcune molto divertenti. Per esempio, ecco, una delle cose che trovo più. Ma questa ne parliamo dopo. Questa ne parliamo dopo. Sì, mi fanno tutti la morale sulla mia non presunta preparazione, perché un economista deve parlare solo di economia. Beh, ho appena dato una lezione di storia, per darvi un'idea. Vedete, ci sono economisti che si mettono, cioè, in tutte le professioni, ci sono persone che si mettono ad affrontare gli argomenti dopo aver letto due libri. Infatti, il seminario, uno dei seminari da cui vengo, un ottimo esempio, adesso ve lo racconto. Ma per settare un po', per mettere un po' scusate un attimo, c'è Susannina mia. Datemi un secondo, poi faccio partire la sigla. Ecco, allora per settare un po' lo stato d'animo, mettiamo il Boldrin, quello ridicolo, quello incazzoso, quello che poi alla fine si prende in giro. Marcello, me ne devi fare un altro così, devi trovare un'altra giornata in cui ho fatto cazzate e me lo monti di nuovo perché sì, c'è sempre il sincrono voce video qui. Allora, facciamo un esperimento. No, no, non sono in sessione d'esame. Facciamo un esperimento. Guardate, che forse vi divertite. Secondo me, adesso fatemi aprire un file a caso. Jeremy Lecture Notes, sono delle vecchie lecture notes di un collega. Ditemi se è vero questo, fra un attimo.
attimo. Ecco, adesso provate a guardare. Provate a guardare un attimo. Ma Stefano Bisignano, tu non hai nessun rapporto con Axel Bisignano. Adesso sono ancora in... sono ancora con l'audio e i movimenti della bocca fuori sincroni? O invece si vede? Adesso è sync. Quindi c'è un fenomeno, adesso va bene. Allora vedete che c'è un fenomeno stranissimo che deve avere a che fare, chi lo sa, davvero? E appunto, e adesso tolgo, bravissimi, tolgo lo sharing e scommetto che adesso non sono più sincronizzato. Adesso è sincronizzato il boldrino e fuori sincronizzatura. Sincronizzazione, scusate. no, Maurizio Toscano, no, cosa vuol dire? Non sono più sincronizzato, vero? Ah, sono rimasto sincronizzato. Allora, alleluia! E allora è successo un miracolo. Allora bisogna che... Allora bisogna che in qualche maniera evidentemente da questo ufficio almeno esattamente occorre che quando parto metta su qualcosa, qualche altra immagine oltre alla mia, tipo in questo momento ho condiviso le vecchie lecture notes di un collega che per caso avevo lì, e per ecco adesso ho perso il sync. Ah, regà, non so cosa dirvi, che cazzo posso fare? Se viene Susannina a trovarci, mettiamo lei, così si sincronizza. Adesso non più. Sentite, mi sembra decisamente il momento per mettere Boldrin e le mosche. Mi sembra... Ehi là, bella gente, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Spero tutti bene. L'audio è certo, sì. Io sono a fuoco? No, non importa. Questa cazzo di camera oggi non mi vuole tenere a fuoco. È un indicatore di un paese. Ho anche messo la camera ulteriormente fuori fuoco e sono molestatissimo da mostri che a decine mi stanno attaccando. Ho le mosche che mi tormentano. Ho le mosche che mi tormentano. Una scena molto divertente, niente, è travolgente, l'audio è certo, niente, questa cazzo di camera, vabbè, sentite, accontentatevi, tanto sono brutto lo stesso, mi fa tanto di... un'ossessione patologica, l'audio è certo, io sono a fuoco, no, niente, dirigenti, neolaureati, gente giovane, gente anziana, le mosche che mi tormentano, una scena molto divertente, e c'ho le mosche che mi tormentano. Il puzzo che si sente è travolgente. Allora no, il tema oggi in realtà, il contadino ha deciso che è l'ora del letame, è un indicatore di un paese che sta male. C'ho le mosche che mi tormentano. Le mosche che mi tormentano. Molestatissimo. Affanculo. Mi sentirete bestemmiare a gogo. Allora, bellissima sta roba, veramente spettacolare. Quindi praticamente se voglio stare, se voglio stare, come dire, in async, devo avere qualcuno accanto a me. Io ho chiesto a Susannina, che so che è in rete, venirci a trovare e si rifiuta. Allora adesso vi propongo un giochetto. Vediamo, cerco a caso una foto della signora. Dove, datemi un attimo. Tanto adesso ci parliamo. Lo vogliamo sentire bestemmiare a gogo, ma avete già sentito bestemmiare a gogo. Poi adesso no, dai, c'è Francesco che fa il frate, Francesco Guglietta, poverino. No. Dopo lui si sente male, si sente in colpa che ascolta Boldrin e Boldrin tira qualche porcone il venerdì. Il venerdì della passione, quindi no, non facciamolo. Dove cavolo, guarda, ho detto perfino cavolo, parabim papum, no, questo non va bene. Volevo trovare una foto della signora, la mettiamo qua accanto a me, così mi fa compagnia,
Hai capito? E quindi se mi fa compagnia, niente, io divento sincrono, perché adesso non sono sincrono, no? Sono fuori sincrono, no? Ecco, Franco, pure mi vieni a trovare tu, di nuovo. No? Buoni, buoni, buoni. Vi rimetto la sigla così ve la godete di nuovo e poi tanto taglio. No, adesso torno per davvero. Questa è l'ultima volta che sparisco dietro la sigla. Ehi là, bella gente, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Spero tutti bene. L'audio è accesso. Io sono a fuoco? No, non importa. Questa cazzo di camera oggi non mi vuole tenere a fuoco. È un indicatore di un paese. Ho anche messo la camera ulteriormente fuori fuoco e sono molestatissimo dalle mosche che a decine mi stanno attaccando. C'ho le mosche che mi tormentano. E c'ho le mosche che mi tormentano. Una scena molto divertente. Niente. È travolgente. L'audio è cieco. Niente, questa cazzo di camera. Vabbè, sentite, accontentatevi, tanto sono brutto lo stesso, non va tanto di un'ossessione patologica. L'audio è cieco. Io sono a fuoco? No, niente. Dirigenti, neolaureati, gente giovane, gente anziana. Le mosche che mi tormentano. Una scena molto divertente. E c'ho le mosche che mi tormentano. Niente, il puzzo che si sente è travolgente. Allora, no, il tema oggi in realtà, il contadino ha deciso che è l'ora del letame, è un indicatore di un paese che sta male. Niente, c'ho le mosche che mi tormentano. Niente, le mosche che mi tormentano. Molestatissimo. Affanculo. Mi sentirete bestemmiare a gogo. Allora, ecco qua, adesso vi divertite. Mi sono messo qualcuno che mi fa compagnia. Che ne dite? Facciamo così, no? Così c'ho un po' di compagnia e scommetto che adesso sono tornato in sincrono. Sono in sincrono? C'ho il sync in questo studio che mi tormenta. Sono in sincrono o no? Dai, forza, rapidi, rispondere. Ecco qua, Frank Bell Tower, hai visto? Ho trovato la soluzione. Mi sono creato la compagnia da solo. Poi magari cambio anche foto, così ci facciamo, anzi la facciamo un po' no, più piccola e così non la posso fare. Se la faccio più grande, cosa succede? Viene così. No, beh, com'era meglio? Prima o adesso? Affermativo, salvato da una foto. Bene, allora signori, cosa vuol dire flexino? Non vorrei se fosse una specie di tentativo di essere polemico in maniera occulta, perché non sono sicuro che gradirei. Bene, allora ci siamo messi l'angelo custode, così stiamo in compagnia. Poi magari lo cambiamo l'angelo custode, poi troviamo qualche altra foto. Adesso magari variamo un po' durante la serata l'argomento. Allora, qual è l'argomento che vi volevo, su cui vi volevo, come dire, intrattenere, su cui vi volevo intrattenere? L'argomento su cui volevo intrattenere è questo sì, solo che Fred Dean sarà anche in simpatia, ma non ho capito cosa vuol dire a flexare il bicipite. Non c'è nessun bicipite, c'è una signora che sapete benissimo chi è, che mostra le gambe, sì, ma insomma, niente di particolarmente, niente di particolarmente. Eccezionale. Se la cosa vi tormenta, vi faccio vedere, perché Madonna, che paese di con le manie sessuali che siete, Cristo Dio. Vi faccio vedere, no, non questa, vi faccio vedere. Oh, questo andazzo però di cercare di stare in sync, non vado meglio questa? Più bella questa? Sì, direi di sì, no? Ecco. Lorenzo Paolucci, sì, avevo sospettato, infatti volesse dire quello, quindi mettiamo questo, così ci fa compagnia. Perché Boldrin, quando discute in quelli che molto considerano in maniera aggressiva e cattiva e non molla la presa?
No, non bazzico Reddit, ci ho provato a guardarlo tempo fa, mi sembra un social demenziale, di una inutilità vicino al negativo. Dopo magari metto anche la foto di... metto una foto di Karl Marx, così facciamo un po' di varietà. Perché? Allora, vedete, la mia visione è che ci sono almeno due maniere di discutere fra persone. Almeno due. Poi in realtà, se uno ci riflette, discute, ce ne sono tante altre. Di discutere, anzi di parlare. Perché la questione ha a che fare col parlare, su come ci si parla l'uno con l'altro. Ci sono maniere di parlare l'uno con l'altro, quindi per esempio non questa. Questa è, diciamo così, una specie di lezione, di soliloquio, di argomentare mio, nella quale faccio delle parti, recito delle parti, anche perché mi rendo conto di avere davanti un pubblico che non conosco, ci sono delle persone che non conosco, vorrei cercare di comunicare dei pensieri, e già lì uno dice, ma perché cazzo chi se ne frega i tuoi pensieri? Ecco, boh, mi sono creato l'idea che i pensieri vale la pena averli, nella grande maggioranza, solo se si fa lo sforzino a... No, la biondona era Susanna Panfili, ma visto che protestate perché qualcuno dice che faccio l'esibizione, ho messo la mia, una foto a caso, la prima che ho trovato, della mia una delle librerie all'ufficio, a casa. Allora, in questo caso uno cambia registro, fa un po' il cattivo, il buono, alza il tono, abbassa il tono, perché si rende conto che dovendo parlare per 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, insomma, forse è meglio che cerchi di come dire, intrattenere le persone, ecco, intrattenere le persone. Se non le intrattiene, rischia che se ne vadano, e se ritiene di avere qualcosa di anche solo vagamente non demenziale da dire, meglio trattenere le persone. Visto che è arrivata Susannina, adesso vi faccio uno scherzo e mettiamo un intero video. Ormai mi sto divertendo con questa, la tecnica per sincronizzare la mia voce. Eccoli qua tutti e due, va bene così? Così contentiamo gli uni e gli altri, le due scuole di pensiero, anche in piccolo. È sempre sincronizzato il labiale con la voce, perché l'unica ragione per averlo è questo qua. Perché non trasformo il italiano in inglese? Perché molti italiani fanno finta di sapere l'inglese e poi non lo sanno. E ho notato che tutte le volte che l'ho fatto in inglese, tutti a protestare, cala l'audience, la gente non c'è, e nella misura in cui voglio parlare con le persone che stanno in Italia, perché è il paese che capisco di meglio e anche il tipo di cultura che ho si avvicina di più alla loro, farlo in inglese vuol dire perdere grande quantità di giovani. Molti italiani, molti giovani italiani in particolare, sono convinti di sapere l'inglese e poi in realtà non lo sanno. Adesso è sincronizzato, perfetto. Quindi la foto, le foto accanto o la persona accanto servono per ecco, visto, qualcuno ha chiesto che tolga la foto, avete visto? Quindi niente, ci tocca togliere la foto, lasciamo solo quella. Che brutta adesso che è diventato, che antipatica. Andiamo a cercare allora una cosa meno, beh, lasciamola lì, mettiamola lì al centro, anzi facciamo così. Così occupa tutto e fine. Perché allora, ritorniamo alla discussione, una delle maniere di parlare è questa, quella che sto facendo adesso, interrompendomi, bloccandomi, cambiando argomento, rispondendo ai commenti, reagendo a qualcuno che si spaccia per me e mi chiede di togliere la sua foto, che ho messo per farle un po' di dispetto. E così via, d'accordo? Provocando a Ruggero la domanda se mi ritengo più intrattenitore o divulgatore. Non mi ritengo nessuno dei due, non mi ritengo né intrattenitore né divulgatore. Non mi ritengo divulgatore perché non sto facendo uno sforzo di divulgazione. Lo sforzo di divulgazione lo faccio, in theory and data, lo faccio a pagamento. Perché? Perché lo sforzo di divulgazione richiede un atteggiamento professionale. Devi chiederti a chi è che vuoi divulgare cosa, cos'è che puoi effettivamente insegnare, devi creare un prodotto adatto ad essere insegnato, e questo
Io lo ritengo un lavoro. Diciamo così, perché non dà una grandissima e immediata soddisfazione personale e non è uno strumento di miglioramento personale diretto. Cioè, quando io insegno le cose che fondamentalmente sono standardizzate e so già e sulle quali non sto riflettendo, al meglio, all'inizio della carriera, imparavo come spiegarle. Adesso, francamente, dopo 40 anni che le spieghi, si sono evolute, le hai cambiate, per carità, dopo 40 anni che le spieghi, ricevi molto poco. Infatti io non a caso cambio corsi praticamente ogni 3-4 anni proprio per questo, perché alla fine altrimenti non mi danno niente, mi demotivano e diventano solo maniere per guadagnarsi il pane e il companatico. La divulgazione è la stessa cosa, infatti per quello abbiamo messo su Theory and Data e visto che Ruggero ha tirato fuori l'argomento, lasciate, dovete stare buoni un attimo, troppe domande, io c'ho un argomento che vorrei svolgere, la domanda di Ruggero serviva, però voglio arrivare all'argomento, poi rispondo alle domande che sono molte, alcune sono anche interessanti, ma sono molte. E visto che ci sono, e Ruggero ha tirato fuori l'argomento della divulgazione, voglio fare una domanda, farò un sondaggio. Proprio fra i prodotti da vendere e proprio da divulgatore, stavo pensando, fra me e me, perché non faccio un corso di introduzione all'economia, però ben fatto, però approfondito, tale che duri un anno, come i vecchi corsi universitari. I corsi universitari una volta iniziavano a novembre, finivano a maggio o giugno, tipicamente a fine maggio. Questo magari lo faccio iniziare a ottobre, quindi ottobre, novembre e un pezzo di dicembre, poi un pezzo di gennaio, febbraio, marzo, pausa pasquale, aprile, maggio, e lo mettiamo in vendita. Si paga a rate, ci si abbona, si va avanti per il mese. Ovviamente chi vuole pagare tutto l'anticipo e si fida di Boldrin pagherà di meno. E ci facciamo anche le dispense, che alla fine facciamo il manualino. Ecco, questa è divulgazione la mia vera e propria. Perché? Perché personalmente mi sto rendendo conto che in molte facoltà di economia italiane, fatte salve le solite 5-6 dove si fa un buon lavoro, ma tolte le 5-6 o se volete 8, mi rovino, 10 in cui si fa un buon lavoro di presentazione dell'economia delle sue basi, in moltissime non si fa. Ormai mi sono arrivate troppe testimonianze vostre, di persone che ascoltano, di studenti, che mostrano che in molte facoltà di economia insomma, se si insegnano cose strane e soprattutto cose ideologiche. Ecco, so benissimo che una delle cose che si racconta in Italia quando si raccontano le ideologie più o meno marxistoidi in economia è che anche l'economia cosiddetta neoclassica ufficiale è ideologica. Io questo è un tema a cui sono molto aperto al dibattito, perché credo sia un'affermazione falsa, cioè credo vi siano, come giustamente osservava Schumpeter, acquisizioni analitiche nella storia dell'economia che sono indipendenti dall'ideologia della persona. Lui stesso infatti diceva anche in Marx, anche negli economisti marxisti, anche negli economisti austriaci, in tutti quanti, quelli anche, diciamo, in quelli che non, la cui ideologia non condivideva, e credo sia compito attento riuscire a separare gli strumenti analitici dall'ideologia. Ecco, io credo che questo si possa fare, credo di essere in grado di farlo e mi piacerebbe provare a farlo. Se c'è un pubblico sufficiente che sia interessato, ditemelo, cerchiamo di fare il prodotto. Il prodotto consisterebbe proprio in un corso vero e proprio, un corso per persone che non sappiano l'economia, ma alla fine del quale lo studente tipico di economia triennale avrebbe fatto il corso di introduzione, un corso introduttivo di micro, un corso introduttivo di macro e anche forse, nella mia concezione, un corso intermedio di macro e teoria della crescita. Quindi l'equivalente di 4 corsi universitari attuali infilati in uno. La mia idea è di farlo a un ritmo di 3 ore settimanali, tutte le settimane lavorative, da appunto fine settembre, inizio ottobre, fino a maggio, con le persone in abbonamento attraverso il meccanismo di Theory and Data. Ecco, i prerequisiti per il corso sono avere il cervello, aver fatto il liceo, l'istituto medio superiore bene, capire un minimo di algebra
e di aritmetica, non credo di più, francamente non credo di più. Vabbè, chi è interessato, che vorrei fare proprio l'inchiesta di mercato, farò proprio un sondaggio su questo, qualcuno mi ha chiesto perché sono su X, anche per questo, quindi lo farò su X, il sondaggio, vediamo se va. Tutto questo per rispondere alla domanda, è quella la divulgazione, a mio avviso. La divulgazione è un lavoro. La divulgazione si fa, come dire, a pagamento. Perché è lavoro. Perché è lavoro. E allora perché uno sta su YouTube a discutere? Beh, se vi ricordate, le prime volte era per fare due chiacchiere con Alberto Forchielli, perché a lui piaceva stare in rete, e poi mi ha convinto che vale la pena. Quindi, prima ragione, chiamatelo per narcisismo, chiamatelo pure per narcisismo, a mio avviso un narcisismo relativamente sano. Vi sono alcuni di noi, perché non siamo tutti uguali, che ritengono di avere delle cose da dire che possano interessare agli altri esseri umani. Ci sono alcuni di noi che ritengono di saper fare il pane e possa interessare ad altri esseri umani. Ci sono alcuni di noi che sanno ballare e ritengono piace agli esseri umani. Ci sono alcuni di noi che pensano di saper cantare e così via. Ci sono alcuni di noi che pensano di poter ragionare, riflettere su questioni, in questo caso, politico-sociali, culturali, storico-economiche e così via, o anche a volte sulla cronaca quotidiana, di farlo in maniera che possa interessare ad altri. Ah, lo vogliamo chiamare narcisismo? Se non si finisce a convincersi di essere Dio, se non si convince, se non si finisce per predicare, se non si diventa santoni, se non si costruiscono riti di iniziazione, accademie, puttanate varie per abbindolare i gonzi, e se si è sempre, come credo di essere, pronto a chi vuole criticarmi, eccomi qua, credo che sia una cosa utile. L'altra è perché probabilmente c'è un elemento che io considero cattolico Boy Scout, anche se non ho mai fatto il Boy Scout, anzi appartenevo al gruppo di quelli che dicevano con cattiveria che il Boy Scout sia accademie, esatto, più o meno demenziali, ecco, appartenevo al gruppo di quelli che classificavano i Boy Scout come bambini vestiti da cretini, guidati da cretini vestiti da bambini. Era un po' cattiva, lo ammetto, perché poi nel mondo dei Boy Scout, che non ho molto frequentato, ma in cui ho conosciuto molte persone, in realtà era un mondo anche pieno di gente bravissima, come tutti i mondi, e così via. Però qual è l'argomento, la motivazione principale? La motivazione principale, ripeto, è proprio quella di origine forse cattolica, per me. Altri gli danno altre motivazioni, il dovere sociale e così via. E cioè che abbiamo un obbligo, chi più che meno, nei confronti delle società in cui viviamo e abbiamo vissuto. Io credo di avere degli obblighi nei confronti della società dove vivo adesso, quella americana, il grosso del tempo, e li espleto pagando le tasse, contribuendo anche qua al dibattito politico-sociale, contribuendo ad alcune delle attività sociali dell'università, contribuendo a alcune charities e così via. Partecipando negli anni precedenti di più, poi quando stavo qua di più, poi l'Italia mi ha preso, mi ha coinvolto di più per ragioni che c'erano nella fotografia prima, pure un paio, state, c'ho mille dibattiti e io mi disperdo. Krypton Channel, benvenuto. Vabbè, non ho ben capito alcuni commenti, insomma. No, guarda, sto arrivando al punto. Quindi credo che una delle componenti sia che uno fa queste cose perché ha dentro, se volete, the giving back, che è molto diffuso nella cultura protestante e che spiega perché, al di là del narcisismo, al di là del self-interest, al di là della, tanta gente ricca in questo paese doni molto, lasci molto, e altrove non avvenga. E io credo di avercelo. Ho sempre pensato che in qualche maniera il tipo di cattolicesimo a cui sono stato educato nel Veneto degli anni 50 e 60 sia un cattolicesimo con alcune venature calviniste o luterane.
Quindi credo che questo sia il motivo. Poi, come avete visto, siccome questa cosa, tra l'altro, portava a conseguenze per me dannose, cioè querele a go-go, e come giustamente mi diceva proprio ieri il mio avvocato, anzi due giorni fa, ci siamo fatti una lunga chiacchierata, no ieri mattina presto, ma guarda che è perfettamente legittimo che tutti tuteli cercando di raccogliere dei fondi per pagare me. Io sono un bravo avvocato, siamo dei bravi avvocati e cerchiamo di caricarti il meno possibile, ma neanche noi lo facciamo gratis, lo facciamo caricando il meno possibile perché siamo amici, ti stimiamo come tu stimi noi, però anche noi è un lavoro e i lavori nelle società civili si pagano. E questa è la ragione per cui molte delle mie cose sono per abbonamento e in cui... cerco di raccogliere dei fondi. A proposito, parentesi nella parentesi nella parentesi, mi ha autorizzato a discutere dell'unico caso che rimane in piedi e nel quale c'è forse il caso di renderlo pubblico perché il processo arriverà in corso d'anno, ma su questo ci rifletterò. Un caso di una querela di un potente, diciamo così, una querela a mio avviso infondata, in cui il potente, anzi a maggior ragione infondata oggi a fronte dei drammi economici che le azioni fatte nel 2020 hanno provocato, e quindi rifletterò se renderla pubblica e farne anche sopra oggetto di campagna, chiamiamola politica, nel senso di dibattito politico. Quindi in questo tipo di conversazioni lo si fa sia, se volete, per una forma di narcisismo, egocentrismo, sentimento di importanza, desiderio di esprimersi, di essere protagonista, che molti criticano, perché molti dicono ma no, bisogna essere sobri, bisogna tenersi le cose per sé, questo esibirsi in pubblico di un docente universitario, anche di chiunque, non è il caso. C'è questa vecchia idea... religiosa, se vi ricordate una volta, no, quando ha cominciato a nascere il mondo dello spettacolo commerciale, gli attori, parlando del Cinquecento e così via, erano considerati gente di malaffare. C'è questa idea che chi si esibisce in pubblico, chi parla in pubblico e dice chi fa cose, è sempre comunque persona di malaffare. Non è sobrio, è inadeguato, è inappropriato. Un buon borghese, una persona di stile, non si esibisce in pubblico, se lo fa, lo fa solo in luoghi deputati, in certi salotti televisivi molto quotati e con sobrietà, senza lanciarsi in discussioni, accettando le opinioni degli altri. Ecco, io non sono di questa opinione. Io sono dell'opinione, anzi, sono fermamente dell'opinione contraria. Ludovico Balena, sì, un saluto a Provenzano. Sì, non c'ho, credo che non ci sia dubbio su questo. Ne parleremo dei dettagli di questo caso che ormai dura 3 anni con il signor Giuseppe in arte Peppe Provenzano. Ma ne parleremo in un'altra occasione quando deciderà di farlo in maniera organica. Dicevo, no, io sono esattamente dell'opinione opposta. E cioè non solo che sia bene, che sia socialmente bene, che intellettuali, esperte, persone che ritengono, nel bene o nel male, poi magari ci si sbaglia, di avere qualcosa di non stupido, di non banale e di magari anche non totalmente erroneo da dire, lo facciano in pubblico e si coinvolgano, si autocandidino a discutere con i propri concittadini e con chiunque lo voglia fare. Mi sembra appunto una forma del giving back. Si possono dare indietro milioni, si possono fare le raccolte fondi per le ragazze di Gaza e per i medici che vanno a lavorare in Ucraina e per gli ospedali militari di Ucraina. Annotatevelo, questa è un'iniziativa, dalla settimana prossima ci si comincia a lavorare su questo canale. Si può fare in mille maniere, c'è anche questa. Non sto a fare l'elenco delle maniere che ho fatto io, c'è anche questa. E questa è diversa dalla maniera in cui si chiacchiera fra amici a cena, dove si possono dire le cose più strane. Non è obbligatorio, visto che non c'è alcuna ragione pubblica, di cercare di spiegare all'altro se ha torto o ragione, o che l'altro cerchi di spiegarlo a te. Non è la maniera in cui due persone che magari si vogliono bene, che sono o amici molto vicini, o morosi, o consorti, o quello che è, insomma, che si amano, amanti,
possono parlare l'uno con l'altro delle loro sentimenti, delle loro faccende. Anche quella è una maniera diversa di parlarsi. Anche lì ci possono essere conflitti, anzi sono facili, perché è un luogo pieno di quelle conversazioni sono piene di emozioni. Le parole diventano più complicate, non ci sono concetti ben definibili, c'è un'enorme soggettività emozionale nell'interpretare quello che viene detto, e questo è altamente rischioso. Ok? No, questo tipo di conversazioni sono diverse. Anche su questo canale ne facciamo dell'altro tipo. Per esempio, i sondaggi, alcune cose che Susannina si è messa a fare, sono di un altro tipo, sono del tipo conversazione dopo cena. Le ho fatte anch'io con lei e mi va anche di farle, perché non è vero che la conversazione è solo di un tipo, appunto, può essere di tipi diversi. Ma questi qua, su questioni di valenza sociale o di oggetto di ricerca, a mio avviso sono un po' diversi. Riguardano il terreno dell'argomentare. Allora, nell'argomentare io ritengo che non ci possano lasciare margini di dubbio. Cioè, laddove è possibile Pietro Romanovic, le do del lei, sta venendo a rompere i coglioni, perché guardi, la soluzione l'abbiamo già adottata, ecco, buona serata altrove. Dicevo, laddove si discutono questioni in cui vi sia margine di dirimibilità, io credo sia nostro dovere dirimerle. E quindi non credo sia accettabile concludere le discussioni a voimo se ben, perché se dico fino in fondo che quello che qualcuno ha detto è sbagliato, ipocrita, alterato, manipolante, e lo cerco di dimostrare, sono aggressivo, sono cattivo, sono troppo violento. Perché siamo tutti gentiluomini e fra noi bisogna volersi bene. O perlomeno mantenere rapporti di collaborazione che non si sa mai. Eh beh, Sabrina, tu hai un vantaggio, io devo anche parlare con la gente oltre che controllare la chat. Scusa, sì, è vero che tu mi devi ascoltare, però io devo parlare con la gente. Ecco, io sono assolutamente non di questa opinione. Nel senso che ogni conversazione, ogni dibattito per me è un dibattito accademico, un seminario accademico, come quello appena avvenuto qua. Cioè, mi sono molto divertito. Un ragazzo molto bravo, che abbiamo avuto una mini conferenza che è finita da poco, in uno dei paper un giovane, vicino ai 40, insomma, molto bravo, professore a Science Po, ha presentato una ricerca con dei dati, fondamentalmente archeologici, della distribuzione di monete ritrovate da archeologi in Europa, con un set di dati lunghissimo, e ha cercato di guardare i ritrovamenti datati fra il 400 circa dell'era corrente e il 900 circa dell'era corrente. Ci sono basi dati molto grandi e lo volevo usare per cercare di capire il cambiamento nella direzione dei commerci. Però che nell'introduzione ha cominciato a presentarla citando i lavori di Henri Piren, che avrete sentito nominare, uno storico belga, oggi defunto, ma molto noto, molto famoso, che ha lavorato molto sia sulla storia del Belgio che sulla storia dell'economia medievale e dell'alto medioevo, quello vicino all'età romana. Si deve a Piren l'inizio di una, a mio avviso, dimostrazione convincente, basata sui dati, i fatti e sulla logica, del fatto che le famose invasioni barbariche, anche se misero fine alla struttura dell'impero romano, al suo controllo su quella parte del mondo che era al tempo, diciamo così, latinizzata, e al collasso delle sue strutture amministrative, in realtà non modificò moltissimo la struttura dei commerci, specialmente nella parte mediterranea dell'Europa. Non solo perché rimase in piedi appunto l'impero romano d'Oriente, quello a Bisanzio, ma perché una serie di attività commerciali e economiche
si mantennero, seppure su scala più ridotta, anche dopo la sparizione della struttura amministrativa imperiale, e vennero gestiti in una maniera o l'altra anche nei secoli V, VI, IV, V, VI, VII dell'era corrente. La vera rottura, osserva Pirenne, avvenne con l'arrivo delle armate islamiche, con l'occupazione militare rapidissima di tutto il Nord Africa e di, ovviamente, della parte di quella che oggi chiamiamo Palestina, Siria, Iraq, eccetera, eccetera, fino all'arrivo degli arabi in Spagna e la creazione di l'Andalus. E allora che c'è un cambio drammatico, il commercio, i flussi commerciali nel Mediterraneo si interrompono, quelli che permangono, anziché essere nord-sud intrecciati attorno all'Italia e alla Grecia, diventano est-ovest vicino all'Africa, cioè sono interni all'impero islamico, ne rimangono di residui da Bisanzio verso l'Europa del nord e cominciano a spuntare attività commerciali ristrette alla zona francofono, franco-tedesca, diremmo adesso. Questo è l'argomento di Pirenne, e questo spostò l'asse dell'Europa a nord. Allora, il presentatore ha iniziato in una maniera molto più pomposa, dicendo che quello che volevamo dimostrare è come l'invasione araba aveva spostato il centro commerciale dell'Europa ed economico dall'Europa mediterranea all'Europa del Nord, e come questa transizione fosse avvenuta allora, e da allora non si è più tornato indietro. Io a quel punto l'ho bloccato, ho detto no, non è questa, non è né la tesi di Pirenne né un fatto, perché figliolo mio, questo periodo di occupazione araba del Mediterraneo eccetera eccetera dura 200-300 anni, già nell'anno 1000, e Pirenne stesso ha scritto a proposito il fenomeno è molto ridotto, e ricomincia la lenta riconquista, chiamala cristiana, del Mediterraneo, condotta anzitutto dalle repubbliche marinare, ma poi anche un po' dall'impero romano d'Oriente, e poi progressivamente, mano a mano che gli spagnoli riconquistano la penisola, gli spagnoli, quelli che vengono dal nord, i castellani che vengono dal nord riprendono la penisola iberica pezzo a pezzo, la cosa si espande. Tant'è che quando arriviamo al 1005, non c'è dubbio alcuno, siamo tutti consapevoli, quindi 500-600 anni dopo, il paese più ricco con il reddito più alto del mondo è l'Italia, in particolare l'Italia del nord, ma l'Italia complessivamente, ed è solo a metà del 600 che l'Olanda arriva in cima. Prima che la Francia e l'Inghilterra arrivino in cima bisogna aspettare. Ecco, questa è un'osservazione puntigliosa che ho fatto, però rilevante. Poi nella discussione accademica lui ha citato delle cose che ritengo, io gliene ho citate delle altre, l'ho interrotto un paio di altre volte, un collega cinese ha contribuito la sua parte facendogli osservare altre cose, un altro ha detto no, guarda che c'era questo, c'era quello. Bene, alla fine del seminario questo collega credo abbia capito che il lavoro che ha fatto, che è rilevante e interessante, serve per confermare la tesi di Pirenne della discontinuità causata dall'invasione araba, ma non l'assurdità secondo cui nel 1000, 1100, 1200, 1300 il baricentro dell'attività economica europea è ormai tutto a nord, nord-ovest, e il Mediterraneo e l'Italia in particolare, ma anche la Spagna, la Grecia e il sud della Francia, sono diventate periferiche. No, non sono diventate periferiche per niente, tant'è che appunto, ripeto, sono a quel punto il centro per lungo tempo, ed è solo più tardi, dopo il 1005-1006, che inizia la vera decadenza. Ecco, allora, vedete, è così che mi va di fare, e credo che sia così che sia doveroso a fare i dibattiti. Credo che questo poi crei irritazione. Abbiamo appena visto un cretino che si firma Riccardo Marelli venire a caccare il cazzo, ma va benissimo. Cioè, e come vedete, Boldrin dice un cretino che si venire a caccare il cazzo. Non ho alcun imbarazzo di utilizzare il termine. Perché? Perché il signore è un cretino ed è venuto a cagare il cazzo. È aggressivo quello che ho fatto? No,
è aggressivo anzitutto il Riccardo Marelli, che viene, o quel cretino che c'era prima, a scrivere scemenze sulla sull'America, scemenze di questo genere. Ed è solo dovuto che queste persone vengano prese a schiaffi. Perché lasciate che vi dica, se c'è una cosa che credo che le società civili come l'italiana, ma le occidentali in generale, devono reimparare, è che la tolleranza, il cosiddetto rispetto, l'essere dei signori, deve arrivare fino a un certo punto, non oltre. Non oltre. Sapete perché? Perché quando arrivano oltre, poi il paese viene dominato dai Travaglio, dagli Orsini, dai Rovelli, cioè dai cialtroni che mentono. Occorre stare molto attenti con questa cosa dell'essere signori, dell'ignorare, di mantenere le buone relazioni, del quello che voi chiamate parlare con rispetto. Il rispetto, a mio avviso, nelle discussioni che hanno a che fare con temi seri, viene da entrambe le parti ed è anzitutto segnalato dal fatto che l'interlocutore non si mette a raccontare sfacciatamente bugie. Questo è il rispetto. Quando l'interlocutore si mette a raccontare sfacciatamente bugie, quando l'interlocutore gioca al passive aggressive, quando l'interlocutore ciurla per il manico e racconta scemenze del tutto irrilevanti e non viene mai al punto e non affronta le questioni, allora occorre riconoscere che quello è un atto aggressivo, è un atto di offesa, è un atto dannoso, perché distorce la natura del dibattito pubblico. Per esempio, l'abitudine tipica di molti politici italiani di non rispondere alle domande e dei giornalisti di permettertelo, l'avete osservata in tanti. Vedo continuamente persone dire: ah, che bravo il giornalista anglosassone, inglese, francese, che al politico di turno, o anche al non politico, insomma, quella persona di turno che stava intervistando, ci ha insistito, gli ha continuato a fare la domanda ossessivamente, fino a che questo qua alla fine ha ceduto o ha dovuto ammettere, insomma, che non stava rispondendo. Bravi. E allora? Ma se va bene in quel caso, perché non va bene fra noi e voi? Fra noi? Fra X e Y? È la stessa roba. Ruggero Vito Bello, anch'io non faccio sempre il boldrino, ma lo faccio, anche se a fatica, tutte le volte che la questione è seria. Certo che subentrano dimensioni emozionali, certo, ma non confondiamoci, assolutamente. Non ho detto che sia obbligatorio fare il boldrino, non ho detto che sia obbligatorio fare il mastino e il cane da guardia, non ho detto che sia obbligatorio incalzare la controparte quando la controparte ciurla nel manico, racconta bugie, la volta la gira, evita la questione. Per carità, non è obbligatorio. Quello che però sì è obbligatorio è non criticare chi lo fa. Con la scusa che è stato aggressivo. Voi direte: Boldrini, ti stai autoelogiando. Ma quello che volevo. Personalmente l'ho imparato da altre persone. L'ho imparato... E ognuno lo faceva col suo stile. Adesso, se dico i nomi, sono nomi famosi, per cui evito di dirli. Okay? E c'erano stili diversi. Ognuno lo fa col suo stile, col suo tono di voce, con la sua maniera di muovere le mani, di non muovere le mani, di alzare o non alzare il volume. Per carità, qui ci sono elementi soggettivi e qui i fastidi vanno benissimo. Se uno mi dice: guarda, mi stai antipatico, io non so che dire. Lo dico spesso, guarda, se ti sto antipatico non so cosa farci. Però un conto è che ti sto antipatico, un conto è che ti metti a fare una questione sul metodo dell'incalzare. Ho in mente anche episodi recenti. Sì, voi avete in mente, molti hanno in mente Odi Freddi, esattamente. Per esempio, io attendo una persona che deve venirmi a mostrare che con Odi Freddi io ho mentito e non ho accettato la critica. No? Ma anche quei parenti, sì, anche quei parenti, se il tema di discussione è 2 più 2 fra 4, se con i parenti il tema di discussione è ti voglio bene, non ti voglio bene, ma quella volta la mamma, lo zio, ma io ho cucinato questo Natale perché non cucini tu il prossimo, diventa tutto molto soggettivo. Ok? Non voglio essere molto esplicito su questo, io non mi... E per carità...
a chi non va bene lo stile può tranquillamente dire che non va bene. Tanto lo stile potrebbe diventare tranquillamente molto più rilassato e meno puntiglioso se ci fosse sempre davanti una persona che sta sul punto. Quando le persone stanno sul punto reciprocamente, le cose si trovano. Basta stare sul punto, basta non fare finta, basta non prendersi in giro. Ho fatto un dibattito con Francesco Giavazzi in cui avevamo opinioni parzialmente diverse, io gli ho detto le mie e lui mi ha detto le sue. Poi la gente ascolta e valuta. Sì, l'altro caso è appunto dell'esimio Nicola Meloni che edita senza sosta da ormai 7 mesi la video risposta in cui mi mostrerà che non c'è stata alcuna rilevanza mongola, un'influenza mongola nella creazione del principato e poi del potere russo, e vedremo, aspetteremo, vedremo se è vero. Ok? Alcuni dicono Rubik si è stancato di Salvini che riesce a strisciare il consenso. Esattamente, dove sta la grande capacità di Salvini? Dell'essere per certe persone assolutamente liscioso, falso, molto abile nell'evitare le questioni e nel ripetere ossessivamente bugie senza che nessuno lo metta sullo spot. Perché tutti hanno applaudito il sindaco di quella piccola città polacca del confine che gli ha regalato la maglietta? Perché il sindaco di quella piccola città polacca del confine ha fatto esattamente quello che va fatto nel dibattito pubblico, cioè ha messo lo squallidissimo e schifosissimo Salvini davanti alle sue responsabilità. Lo ha messo in una situazione in cui non poteva scappare perché c'erano le telecamere, perché davanti ai giornalisti, perché lo sciocco e fatuo Salvini si aspettava chissà che accoglienza perché era andato lì, e a quel punto l'ha colpito direttamente, aggressivamente, bam, sul naso, e Salvini se lo meritava. Guarda caso, molti avevano applaudito perché era un atto di cattiveria tremendo, l'ha imbarazzato tremendamente, gli ha fatto fare la figura che si merita di fare, cioè quello dello stronzo ipocrita che è. Questo occorre riuscire a capirlo. Faccio riferimento a un dibattito recente in cui ho visto molti che sono venuti a criticarmi perché sono stato cattivo con De Luca, dicendo che a mio avviso lui fa propaganda, e sono dispostissimo e prontissimo a riaffare quel dibattito e a spiegare perché obiettivamente a mio avviso lo fa. E lasciate che ve lo dica, perché questo devo dirlo. Questo è lo stesso signore che alcuni anni fa ha diffuso per primo un videetto fatto da un gruppetto di cialtroni anonimi più o meno comunistoidi che hanno cercato di crearmi dei guai senza riuscirci qui nell'università, estraendo dalla mia lunga antica intervista di ormai, quando era Susanna? Ormai quasi 6 anni fa, 5 anni e mezzo fa, con Alessandro Masola, quella famoso pezzettino in cui uso la parola che inizia per N e finisce per GRI, ok? Spacciando, insistendo che questa era prova che sono razzista. Si è mai scusato il soggetto? Allora uno occorre stare molto attenti al giochetto del passive aggressive, alla buona fede, alla cattiva fede. A me, uno che ha un track record con l'operazione di tentativo di killeraggio e che non si è mai scusato, come dire, la mia prior è quella che è. Ok? Ok? Sì, no, non è, la parola non era quella di Tony. Ok? Ecco, quindi io credo che dovreste tutti provare a fare un po' una piccola riflessione su questo. Per carità, non è necessario adottare lo stile mio, non è necessario adottare lo stile Chicago, puntiglioso, punto per punto, non è necessario fare il dibattito duro tutte le volte, però io credo sia molto opportuno separare, quando si va in pubblico, l'argomentare dal chiacchierare. I dibattiti si fanno per argomentare, e nell'argomentare si sta sul punto, e quando l'altro non sta sul punto e svicola e parte con la supercazzola, occorre ricordargli: no, stai dicendo scemenze e questa cosa non c'entra. Perché stile Chicago? Perché nei mitici grandi seminari di Chicago, dei tempi di Freeman, anche di Becker, di Shervin e così via, c'era una meravigliosa regola. Il presentatore aveva 10-15 minuti per presentare il suo paper, che tutti dovevano aver letto. E dopodiché il dibattito era pagina 1, critiche e obiezioni, pagina 2, critiche e obiezioni, e la cosa rimaneva lì.
molto precisa, molto ancorata a quello che c'era scritto, senza mollare l'osso. O se volete anche lo stile Minnesota, anche lo stile Rochester. Molto diverso, infatti, non a caso. E a mio avviso forse su questo c'è proprio un orientamento culturale e politico. Guarda caso, io non riesco più a considerarmi ormai da tantissimi decenni una persona di sinistra, anche per l'atteggiamento. Non lo so, non lo so. Questa è una parte che non, su cui non ho riflettuto e non so dire. Ma c'è uno stile di stare sulle cose che a mio avviso è estremamente utile e serve per fare scienza. Ovviamente vi sono terreni, quelli delle scienze naturali in particolare, in cui questo tipo di discussioni, poiché implicano poco o quasi nulla di giudizio sul mondo, si possono fare con uno stile un po' diverso. Mentre quando implicano giudizi sul mondo, si assume, si tende spontaneamente ognuno di noi, sottoscritto compreso, a svicolare, a caricare le affermazioni di dimensioni emozionali che non sono presenti se stiamo discutendo di particelle o di batteri. Vabbè, è così. È così. Questo bisogna metterselo via. Ma se c'è la buona fede, ovvero se c'è la capacità di stare sul punto, di andare a verificare se il punto c'è o non c'è, io credo che si possa fare tutto molto bene, molto tranquillamente. Questo volevo dirlo, per cui sappiate che non... Matteo Bernasconi, ma mi sa che sì che torno al Cerbero, anche perché ho sentito l'altro giorno Davide, gli avevo anche promesso mi sarei fatto vivo io, non mi sono fatto sentire, è un po' che non vado a fare due chiacchiere con quelli del Cerbero. E quindi magari ce lo farò. Ecco, quindi no, non mi sto, non so se sto facendo l'apologia del mio metodo o mi sto difendendo quello che volete voi. Sto specificando, c'è Mirko, ciao Mirko, e sto specificando che a mio avviso i dibattiti si fanno così. Ecco perché li ho fatti con Parabellum, anche con frizioni. Però alla fine mi pare che, e su questo io ho cambiato opinione, perché Mirko veniva presentato da chi lo conosceva prima di me molto malamente, quindi ho update la mia prior, ognuno di noi ha una prior, su qualsiasi tema, anche se piove o non piove fuori, prima di tirare su la tapparella e guardare abbiamo comunque una prior, cioè dalla maniera in cui entra la luce piazziamo più probabilità sulla pioggia o sul sole. E anche se continuo a non essere d'accordo con Mirko su tutta una serie di analisi e di cose, magari un giorno o l'altro avremo l'occasione di riprendere, la mia opinione sulla quello che fa, sulle sue intenzioni, è cambiata nel tempo. È cambiata ed è cambiata, direi, in un senso più positivo. Dopodiché continuiamo a avere opinioni diverse su cosa fare, cosa non fare, probabilmente anche interessi diversi, ma va benissimo. Il punto è che, per esempio, una cosa che ho notato del buon... sapevo che lo scrivevi, ciao. Del buon Mirko Campochiari, è che è uno che non si tira indietro. E che riesce a mantenere un certo grado di tranquillità anche under enemy fire, come dire, ok? Altri non ci riescono. E altri addirittura fuggono, senza neanche avere il coraggio di argomentare perché. Ma non importa. Adesso non andiamo a dire banalità eccessive, perché sarebbe da parte mia inadeguato. Sarebbe, insomma, non sarebbe una bella cosa. Non è il caso. Volevo solo ribadire che non smetterò di fare i dibattiti in una certa maniera. A proposito, siccome su YouTube siete 600 e avete messo solo 233 likes, o 300 di voi mi sono qua per uno spottino al libro di Mirko. Perché hai fatto un libro? Vabbè, dai, facciamo così, visto che Susannina mi ha abbandonato. E adesso Mirko si offende. Mirko, vuoi venire così mi racconti del libro e così finiamo la serata in bellezza? Allora metto lì il link, anzi te lo metto su WhatsApp, così evitiamo. No, questo non va bene, sono i cazzi miei.
hai fatto un libro con capitini. Vabbè, vediamo. Ti metto qua l'affare. No, no, ecco, per esempio, da muschio selvaggio non ho nessuna intenzione di andarci, perché devo ammettere che per quanto possa sforzarmi, e capisco che Davide lo faccia, il personaggio chiamato Fedez non è un personaggio con il quale ho molta voglia di, come dire, relazionarmi. Ecco, quel tipo di roba lì non è neanche intrattenimento, è una strana roba che, insomma, della persona. Dalla quale spero non avere niente a che fare. No, ma perché? Ma perché devo stare a vedere? Cosa ci troverete a vedermi? Ecco, vedo, un altro aspetto è, posso essere onesto, non è necessario, non è necessario avere, come dire, la parata delle stelle. A qualcuno può piacere questo Fedez o Fedez, non so neanche come si pronuncia, va bene, affari tuoi. A qualcuno può anche andare d'accordo o trovare a volte interessanti le cose che dico io, va benissimo, di nuovo affari suoi, ma non c'è alcuna ragione che di per sé il Fedez e io ci mettiamo a discutere assieme, perché noi abbiamo veramente niente da dirci. Ah, ci è arrivato Mirko. Oilà. Non ero preparato, ero qui così Sì, che lo so, meglio sentivo. così, ma come va? In realtà ti sto sfruttando, perché siccome mi hanno detto che quando sembra che quando trasmetto dall'ufficio sono solo io, il labiale Va un po' asincrono. va fuori sync con la voce. E allora prima avevo messo una foto, poi ne ho messo un'altra, poi la padrona della foto è venuta a protestare perché c'erano le sue gambe e ha detto togli la foto. Allora ho messo a caso una foto della mia libreria e poi ho detto, dico, adesso sfrutto Mirko che fuma. E infatti adesso siamo in sync? Siamo in sync? Sì, no? Sì. Mirko, sei una ciminiera. Si fumi troppo, devi togliere a Costantino. Dovete smettere di fumare, ragazzi. Qualche volta sì. Allora, Allora, hai io scritto faccio un libro? Che cazzo di libro hai scritto? una promessa, se smette Costa, smetto anch'io. Vabbè, cazzo, cioè, questa mi sembra una totale cretinata. Mi sembra due che si stanno menando, però uno ha l'opportunità di smetterla, andare via e dice no, io è vero che potrei andare via, però smetto di menare se Ma comunque, nulla, guarda che guarda, rimane te, ragazzi, va benissimo. in questi 7-8 mesi abbiamo scritto un libro che si chiama Le parole della guerra, un po' per spiegare come si fanno analisi militari, no? Un po' anche per i giornalisti, c'è cioè un libro così la smettono di scambiare Volvo, termosifoni per carri armati, no? Scrivere articoli tipo il T-14 armata e il carro armato che distrugge le città. Fa capire un po' come si arriva alle analisi dell'intelligence, della logistica, erudisce un po' le persone, insomma, sulla tematica, perché parliamo poi anche di cose tecniche, però l'abbiamo fatto in stile narrativo, cioè non in uno stile, diciamo, noioso, cose del genere. E sta andando molto bene. Ah Tipo, sì, bene, ora è il primo in bene. saggi, scienze politiche, storia militare su Amazon. Abbiamo venduto 1.000 copie in 3 giorni, praticamente. Quindi, insomma, E sta quindi andando l'avete bene. fatto con un editore o l'avete No, fatto? autoprodotto, ho aperto io la casa Ah, editrice avete fatto anche Parabellum voi Edizioni. l'autoproduzione? Sì, qualche amico lo sta facendo, te l'avevo detto, ci ho pensato anch'io adesso. E abbiamo mandato un po' di copie alla Biblioteca Militare di Milano e ci hanno detto per essere una stampa Amazon invece è venuta molto bene perché c'è un buon Sì, editore, vabbè, diciamo, lì se ti scegli grafico. poi quello che te lo stampa che è bravo, viene tutto molto bene, Sì, io ho il mio editore, quello che si occupa del blog, che sa. Saluto e ringrazio Milani, è venuta bene perché poi abbiamo preso un grafico serio per fare tutte le infografiche e queste cose qui. E sta andando molto bene, quindi siamo contenti. Siamo a Bologna il 4 per presentarlo. E secondo me è utile perché è molto, diciamo, di infarinatura generale: cos'è l'intelligence, cos'è la logistica, cos'è un esercito. E visto quello che succede, insomma, capirci un minimo. Secondo me, se uno lo legge, quanto è grossino, sono 500 pagine. Se uno lo legge, quantomeno ha gli strumenti per capire se c'è quello che ha davanti, che parla di Come questioni si intitola il militari, libro, Le Mirko? parole della guerra. Le parole della guerra. Ok, quindi è praticamente una specie di piccolo manuale, diciamo così, su come
provare come funzionano gli eserciti, come funziona l'analisi di intelligence, come funziona la logistica, cos'è un plutone, cos'è una brigata, cose c'è un po' di tutto, è un'infarinatura generale, diciamo. Più che altro c'è il know-how per capire come si fanno le analisi e cosa dovrebbe chi segue pretendere da qualcuno che fa le analisi, cioè le fonti. Va bene questo commento? Sì, una cosa del genere. Se uno legge quello, capisce se quello dall'altra parte sa di che cavolo sta parlando, praticamente. Perché lo becchi subito se sta dicendo delle castronerie. Fatto in stile narrativo, non in stile saggio o qualcosa dove dici troppi acronimi o cose del genere. Aspetta, c'è una cosa tua. Ah, questo è la... Ah, adesso ho capito. Sì, io ce l'ho proprio qui in me lo PDF. Mandi? Sì, sì, te lo mando. Fra l'altro, se mi mandi l'indirizzo te lo faccio anche arrivare. No, c'è un sacco di grafiche. Vabbè, se vuoi ti mando anche l'indirizzo, quello ti ringrazio, ma cosa vuoi? Tanto arrivo fra... Porca madò. Ah no, sei tu che lo muovi, per forza non muovevo io. Sì, sì, sì. Muoverlo io, sarei controllato tutto quello. No, no, spieghiamo. No, perché lo stavo spingendo in su per far vedere la copertina. Ah, disgraziati, sì. Mettete like, che sono comunque solo 300 e ci sono ancora 600 persone che stanno guardando. Quindi siete una banda di stronzi. Quindi spieghiamo un po' tutto. A volte citando anche film, libri... perché ci piace insomma essere un po' divertenti anche quando raccontiamo questo genere di cose. Quindi secondo me ne è venuta un'opera visiva anche, perché insomma, io non so 60... giudicare se è fatto bene, però spero che sia fatto bene, no? Ma guarda, cioè abbiamo tutti i feedback positivi da parte della community, poi è proprio quello che ci aspettiamo, un esperimento, nel senso che ci sono infografiche come questa che spiegano quali sono anche gli strati, no, della guerra interdominio, no? La multi-domain warfare, per far capire che c'è la cyber warfare, che ci sono i satelliti, c'è la dimensione dell'aria, della terra, ma spieghiamo tutto anche con racconti divertenti, tipo c'è un ipotetico Sasha, ti ricordi Sasha, quello che gli danno sempre la colpa che esplode qualcosa in Russia? Ecco, noi l'abbiamo utilizzato per spiegare il ciclo viaggio di qualcuno che fa la logistica. Per dire, quindi ci sono anche degli espedienti narrativi per riuscire a raccontare qualcosa di estremamente noioso come la logistica, per dire, e il grafico ha fatto un bel lavoro perché è riuscito a, diciamo, renderizzare un po' tutto il libro con uno stile grafico. Quindi la grafica che genere è un nostro grafico che fra l'altro era della mia community, si è offerto generosamente di farlo gratuitamente, io gli faccio la pubblicità gratis, si chiama Roberto Conti, design, lavora in Inghilterra. Ah, quindi ha fatto la grafica, bellissima. Ha fatto tutta la grafica e ovviamente ci sono più di 10 pagine di bibliografia, perché insomma abbiamo utilizzato un sacco di fonti. Prezzo molto modesto, cioè 24 euro, cosa Quanto? Del genere. 24. Quindi 24 è un buon prezzo modesto in Italia adesso. Beh sì, per 500 pagine con le grafiche e tutto il 500 resto. 500 pagine, ammazza ragazzi. 500 pagine. Con una cinquantina di grafiche direi proprio di sì. Quindi spieghiamo un po'. Allora adesso ci studieremo, però io con i quarantini comunque non gioco. Tendo a giocare, però me lo magari... per cultura personale, ma non chiedetemi di dare opinioni su questo e su quello. Anzi approfitto. Te lo giro subito su in realtà politico è quello giusto. Mm-hmm. Vediamo cosa mi dice Mirko su questo. Secondo me, purtroppo, si sta preparando un tradimento NATO degli ucraini. Guarda, te lo sai che la mia posizione lo era da tempo. È la copiata Scholz-Biden. Te lo sai, infatti, io ero uno dei pochi che diceva... Lasciami finire l'argomento. Infatti la mia sensazione è che l'uscita di Macron, a gamba tesa, che in un certo senso, perché per quanto abbia detto anche abbia fatto delle affermazioni ragionevoli e giuste, le ha fatte chiaramente senza preparazione tecnica, senza che ci fosse lavoro per sostanziarle immediatamente, le ha buttate lì dicendo sì, bisognerebbe, noi andremo, però non è che... C'erano i generali che da 5 settimane lavoravano sull'argomento, anzi c'era proprio nessuno. Io anche no, c'è un divario. Abbia preso off guard anche i suoi. Però a mio avviso è un tentativo di dire a questi due, allora state facendo un disastro tremendo.
Tu cosa ne pensi? Molto, molto rapido. Il mio molto allora, dichiarazioni dei militari francesi. Ci sono quelli che dicono sì, sì, siamo pronti a guidare una forza interforze 60.000 uomini e altri che dicono ma manco per idea. Secondo me hai ragione te, è per far uscire un po' tutti dal bluff. Cioè, o ci stiamo tutti dentro o vediamo chi ci sta e chi non ci sta e forse... Vabbè, Macron non ha grosse possibilità di guidare queste cose perché in patria, insomma, ha un supporto molto basso. Però sta spezzando la NATO internamente. Ci sono paesi che appoggiano l'idea di Macron, la Polonia, ad esempio, sicuramente i Baltici, ma secondo me è proprio per uscire dal bluff. Vedere chi ci sta e chi non ci sta, se gioca a carte scoperte. Allora, posso farti l'altra domanda? Siamo ancora in tempo di uscire dal bluff? Perché, come sai, io sono sempre stato un ottimista. Continuo a dire che tutti coloro, in questo ho accusato anche te, ho criticato anche te, quindi senza indugio alcuno, che in queste cose, siccome la chiave di tutto è la decisione politica, è la volontà dei popoli, quando ci si schiera, e in questo caso mi sono schierato, credo sia l'unico caso in cui proprio mi sento schierato, tutti gli altri casi o non ero schierato, o ho cambiato idea, o l'unica roba che vedo come in Israele e Gaza è un intervento terzo che veramente meni pesantemente gli uni e gli altri e li separi. Quindi credo che la questione russo-ucraina sia l'unica cosa in cui mi sono sentito anche emozionalmente, se vuoi, schierato in questi anni. E credo che, siccome la chiave è politica, sia proibito fare i disfattisti. Chiunque, su questo almeno me lo concederai, c'è nell'arte della guerra, cioè, spiegare al popolo che si è perso o che si rischia di perdere, che sia più debole, la maniera migliore perché il popolo ti abbandoni, scappi, e oppure una parte di esso si venda al nemico. Quindi io continuerò a ripetere anche adesso che si può fare, però qui che siamo in camera caritati, perché alla fine ci sono 2.000 persone che ascoltano, non c'è quasi un cazzo di nessuno, poi sono tutte brave persone, anche se sono una banda di stronzi, perché vedo che continuano a non mettermi like. Stasera ho deciso che voglio tanti like per andare a letto contento. Fatemi contento, mettete sempre i like a Mirko e non a me, mettete i like anche a me, cazzo. Sto scherzando. Devo dire. Sono più likeable. Ecco, te pareva. guarda, te lo sai, la mia allora, posizione... Allora, al di là di voler fare l'ottimista, la situazione sul terreno quanto compromessa è? Molto, molto compromessa. La carenza di munizionamento antiaereo e di artiglieria sta rendendo la vita facile ai russi. L'impasse americano ha creato questo buco ponendo l'Europa in una posizione estremamente precaria. Noi non siamo in grado di subentrare a tutto quello che davano gli americani. Perché è vero che noi abbiamo aumentato i soldi, ma in percentuale noi fornivamo meno di un quarto delle forniture militari vere e proprie. Quindi Biden praticamente ha smesso e noi infatti non siamo in grado. Biden è il peggior responsabile di questo, e in realtà è il ricatto trumpiano, però in realtà è Biden, perché lo doveva sapere, i suoi consiglieri dovevano saperlo, e c'era un parte di Senato repubblicano che l'anno scorso glielo diceva pesantemente, bisogna dare molto di più, molto più rapidamente, e autorizzare che colpiscano in Russia. Su questo, e io, se ti ricordi, per un anno denunciavo la produzione che non era assolutamente quella che raccontavano, e denunciavo il fatto che io non mi fidavo assolutamente dei politici, ed ero forse l'unico che continuava a dire guardate che non li porteranno fino al ritorno dei confini del 1991, molleranno prima. E questo si è visto nella preparazione dell'ultima controffensiva. A fronte di necessità di 1.000.000 di munizioni gli hanno date 360.000, cioè gli hanno dato il minimo. A me pare che la questione aereo, sia di contraerea sia di supporto aereo attivo, sia quella chiave. No, non ti pare. Se solo vogliono provare ad andare dentro in Crimea o avvicinarsi alla Crimea. In questo momento è chiave perché i russi stanno utilizzando le vecchie bombe con praticamente un kit che le fa diventare gliding, no? Plananti. Sì. Se possono utilizzarle così da 60 km, praticamente, soprattutto ora che stanno producendo le FAB 3000, che sono enormi, cioè distruggono tutto nell'area di 700 metri, e loro non hanno antiaerea, praticamente questi non vanno più a prendere i villaggi attaccando come facevano prima con attacchi frontali, le spianano, letteralmente. E se lo possono fare impunemente, difendersi per gli ucraini diventa estremamente difficoltoso. Esattamente. E tutto questo, io lo denuncio da un anno, è programmato.
cioè si sapeva benissimo quali erano le manchevolezze ucraine dal tempo del documento lì, che ti ricordi, Teixeira? Già all'epoca erano venuti fuori i dati che gli ucraini avrebbero finito le loro munizioni antiaeree più o meno dopo l'offensiva, e che avevano trovato delle soluzioni tipo i Frankensam per utilizzare i vecchi sistemi Buk insieme a dei missili utilizzati da noi, ma gliene abbiamo dati veramente pochi. Cioè gli abbiamo dato il minimo necessario per permettergli di fare un'offensiva che io ritengo una trappola, nel senso che gliel'hanno fatta fare sapendo che sarebbe fallita, per avere la scusa praticamente per dirgli: guardate, noi ve l'abbiamo fatta fare, avete visto che non si può tornare al 91? Così noi ci salviamo, no, la faccia, dicendo: oh, noi ci abbiamo provato, quelli non ci sono riusciti, andiamo all'accordo. E gente come Macron invece ora, secondo me, vuol far uscire da questo bluff la Germania, cioè dire: se li dobbiamo supportare, li dobbiamo supportare davvero, non dire cose tipo i missili Taurus no, quando gli altri li hanno dato. Cioè, mi sembra chiaro che dal punto di vista ucraino, riprendere Mariupol, garantirsi Odessa e poi, boh, non so se arrivare in Crimea dentro o arrivarci vicino, sia precondizione per poter accedere. Io, a mio avviso, dopo 10 anni ormai, di tutto quel pezzo di Donbass che hanno preso, lì c'è una tale distruzione, un tale abbandono, una tale fuga di persone, quello si è anche visto. Credo che ci siano ben poche persone. Ormai sono un minimo di trattativa, ci fosse un minimo di trattativa che permette a chi vive ancora in Donetsk, Luhansk, di riposizionarsi se vuole, quindi di andare a vivere nell'Ucraina libera. Ecco, poi sul piano invece geografico non so se le linee di demarcazione lì siano difendibili e ragionevoli, mi sembra che sia quella una parte un po' assurda, cioè è tutto proprio uniforme, per cui si tirerebbero delle linee nella terra, però probabilmente lo è già adesso, cioè, no? Ci sono delle linee che i russi vogliono raggiungere, assolutamente, per creare una linea armistiziale o di pace. Una è il fiume Oskil a nord, quindi finire la presa di Lugansk, e il fiume Siversky, questo include prendere Liman, perché quantomeno con dei fiumi c'è una linea di demarcazione netta. Su Kherson, certo, sai, c'è il Dnieper, il problema è Zaporizhia e buona parte del Donetsk, perché sicuramente i russi vogliono prendersi almeno Kramatorsk e Sloviansk. Infatti in queste ore stanno bombardando pesantemente Chasiv Yar dietro a Bakhmut, quindi loro ancora qualcosa vogliono prendere prima di accontentarsi, diciamo. Il problema è, per come la vedo io, col munizionamento che diamo noi ora agli ucraini, ai russi potrebbe venire molta fame mangiando, e quello è il problema. Allora, l'istituto Ford, veniamo all'ultima cosa, poi magari anche chiudo, perché volevo stare un'oretta. L'Institute for the Study of War, io non l'ho letto, ma se ne è uscito dicendo: è ancora possibile vincere, basta volerlo. C'è un problema di mobilitazione. Marzo 27, ce l'ho qua davanti. Dipende cosa si definisce per vittoria, Michele. Il problema con le vittorie è che devi dichiarare gli obiettivi. Quando dichiari gli obiettivi, in base al fatto se li raggiungi o meno, si può dire di aver raggiunto la vittoria. Se la vittoria per l'Ucraina significa mantenere la propria sovranità nazionale per la maggior parte dei territori che non sono in mano ai russi, i russi al momento controllano meno del 18% del territorio, quantomeno hanno bisogno di munizionamento tale da rendere molto costoso per i russi avanzare. Il problema è che noi non gli abbiamo dato questo munizionamento, quindi i russi hanno tutta l'intenzione di continuare a fare pressione per un discorso semplicissimo, Michele, cioè quello di: se questo è il potenziale ucraino, io continuo ad abbassarlo, se noi ci svegliamo, non so cosa diavolo succede, e gli diamo quello che serve agli ucraini, non è detto che li ripristini allo status precedente di efficienza, magari li ripristini, ma a un livello comunque insufficiente per riuscire a tenere la linea del fronte. Quindi i russi, finché noi non mandiamo roba, hanno tutta l'intenzione di continuare a fare pressione, per continuare questo è ovvio. E credo che Macron voglia letteralmente, o l'Europa prende le redini della questione, e quindi la Germania c'entra dentro con tutte le scarpe insieme alla Francia, oppure Macron vuole fare un po' uscire tutti dal bluff, vediamo chi c'è e chi non c'è, perché poi se ne dovranno assumere le responsabilità. E detto da Macron è un po' strano, perché la Francia, fra i paesi con più disponibilità, è quello che ha dato anche molto poco,
fino a queste sparate. Sì, la Francia ha dato poco, sto cercando di vedere, vabbè, bisognerà leggerlo. Bisogna leggerlo perché non riesco a capire il punto. C'è anche un'ulteriore lettura che te, da uno che vive in America, dovresti poter cogliere. Se l'America si sfila, beh, è ovvio che sia la Francia a voler prendere un po' le redini, un po' per illusioni di grande questo, ma questo è anche ovvio. La Francia vuole provare a prenderlo, l'Inghilterra non può, uno perché la politica, le divisioni politiche, la debolezza di questo governo ormai è totale, e quindi anche se ci ha provato non può, anche se devo dire loro il supporto militare l'hanno dato, cioè se Francia e Italia avessero dato un supporto militare comparabile a quello, proporzionale a quello inglese, gli ucraini avrebbero molto di più, non è che avrebbero abbastanza, però avrebbero di più. Però non può candidarsi a leader per la semplice ragione che può farlo solo via NATO e non può farlo via Unione Europea. Questo perché sono gli unici due paesi in Europa, a parte la Russia, che hanno le bombe atomiche e la capacità di consegnarle al destinatario, no? Cioè, la Francia è l'unica potenza nucleare che può prendere le redini in Europa in questo senso. Sì, questo l'avevamo detto anche con Romano Prodi, ma questo è abbastanza, questo non serve essere il vero problema. Ecco, cosa dice il tuo coautore su questo? Perché su questo ci sono palesi, antiche, come dire, diffidenze, fastidi, invidie dei vari apparati militari, che non sono da meno di tanti altri, no? Quello è il problema del famoso esercito europeo, nel senso la teoria francese era: i tedeschi lo pagano, noi lo comandiamo. Che poi che era un sacco di... potrebbe essere un'occasione per la Francia per prendere le redini in un momento in cui... Cioè per convincere i tedeschi a pagarlo, che gli inglesi, che i francesi lo comandano. E gli italiani? Gli italiani fanno la pubblicità? Noi siamo irrilevanti, noi seguiremo semplicemente chi vince queste diatribe, non abbiamo grande voce in capitolo, né capacità di smuovere la posizione in un senso o nell'altro. La spaccatura ovviamente all'interno della NATO fra i paesi che vedono il pericolo arrivare, Polonia e altri, che fatto sono 10 anni che dicevano noi abbiamo ragione, e una Francia o paesi insomma come la Spagna e altri che dicevano vabbè, ma non è che ci frega di quello che succede là. Ma la Spagna su questo è una posizione ambigua, perché in realtà loro hanno fatto, direi, quasi più di noi, anzi in proporzione, no? In proporzione sì, proporzione sì. Solo che hanno al potere un governo che si è molto spinto a sinistra su posizioni pacifinte, quindi ovviamente... Io dico, un altro trucco che potrebbe utilizzare Macron è quello di spostare uomini in Romania, in Polonia, per schierarli, non in guerra, ma quantomeno per far vedere a Putin che guardate che noi questa coalizione la portiamo, e bleffare sul fatto che poi veramente li portiamo in Ucraina, per vedere se dall'altra parte ci cascano e cominciano a mediare. Un ulteriore step potrebbe essere quello di entrare letteralmente in Ucraina, nella zona di Odessa, nella zona di Kiev, per rilevare le unità ucraine in modo da smarcarle. Queste vanno sul fronte e noi ci occupiamo. Sì, questa è un'ipotesi che ho visto avanzata da molto, si copre la parte interna, così questi possono avere... Il problema è, se arriva un missile e fa fuori 10 francesi, il pericolo, ci siamo capiti qual è. E questo direi che fa parte, come dire, del rischio, no? Assolutamente sì, io credo che procederà step per step, alzando il tiro per vedere se riescono a portare... Ma step per step, ecco, io ho la vaga impressione, e veramente finiamo, che se non arrivano gli FSI, se non c'è copertura aerea, la primavera vedrà un'offensiva russa, invece che un'offensiva a Ucraina come l'anno scorso. È un'offensiva russa da direzioni che mi sembra parateale essere Kharkiv, e questo concentrarsi degli sforzi su Odessa è cruciale, cioè se loro lì, loro quello è il pezzo di Mar Nero che non controllano. Guarda, dico, gli F-16 non cambieranno di una virgola il bilancio, il numero è troppo esiguo, non cambia assolutamente niente, hanno molto più bisogno di antiaerei. La tua assunzione sul numero? Sul numero e anche sul fatto che gli ucraini non sono assolutamente nella posizione di poter fare offensive, neanche volendo, non hanno il munizionamento e non hanno gli uomini, devono fare la mobilitazione che non è ancora avvenuta e che doveva venire secondo me come piano B 5-6 mesi fa, se l'offensiva andava male, perché questi uomini vanno inquadrati, addestrati e portati in linea. Se la fai adesso, questi uomini non saranno disponibili prima di mesi,
Quindi in questo momento non hanno proprio la capacità umana di fare un'offensiva. Gli uomini che sono in linea sono stanchi, le poche riserve rimaste le hanno utilizzate ora per tamponare i buchi. 50 F-16, e già sto parlando di un numero molto largo, non smuovono di una virgola la situazione. Paradossalmente avrebbero bisogno più di munizioni antiaeree, perché dato che 50 F-16 non possono competere contro un migliaio di aerei dei russi, è più facile dargli munizioni antiaeree. Un migliaio, no? I 26. Su carta, te lo dico su carta, poi quelli realmente utilizzati sono meno di questo, meno della metà di questa cifra, ma è più facile, almeno si è evidenziato in questa guerra, che l'antiaerea riesce a inibire l'utilizzo dell'aviazione avversaria. Ed è molto più facile addestrare uomini all'utilizzo di antiaeree che non all'utilizzo di caccia. Quindi è più facile per noi dotare gli ucraini di uno scudo. Anche perché oggetti come il Patriot praticamente fanno l'80% da soli, quindi lì c'è un problema di muoverli, di saperli installare e gestirli, di avere una capacità. Anche perché questi F-16 li devi proteggere. È una cosa ben diversa dal piano personale che stare a guidare un aereo. Cioè, assolutamente. Sono proprio ordini di grandezza, no? Sì, è molto più facile dargli semplicemente uno scudo per inibire, e ci hanno riusciti finché avevano... Posso imparare anch'io, mentre in aereo non monterei mai. Ecco. No, è quello, è un discorso di fattibilità. Nelle tempistiche attuali loro hanno bisogno di antiaerei, munizioni antiaeree. È meglio inibire l'aviazione avversaria piuttosto che tentare di contrastarla partendo da una posizione infinitesimale. Vabbè. Quindi questa valutazione, sì, un po' di settimane, ormai di mesi, che vedo la scritta sui muri. E la chiave è, francamente, Scholz-Biden. Biden è una persona fondamentalmente ipocrita, va detto. Allora, dichiarazione di voto. Non voterò né per uno né per l'altro, però proprio oggi ho fatto una riflessione che credo che a questo punto ci scriverò un articolo. Ho provato proprio dal punto di vista mio personale. Scusa se salto i pali in frasca, Mirko, però ho provato proprio a riflettere. E cercherò di metterlo per iscritto, anzi l'ho già messo per iscritto, solo che l'ho messo di iscritto, come dire, in maniera brutale, scrivendo un po' al volo, ecco. Mi sono detto, alla fine uno può fare tutte le analisi che vuole, certo, dal punto di vista di questo, Trump è più pericoloso, tutto quello che volete voi. Però il voto alla fine è una dichiarazione personale di sforzo, cioè andare a rompermi i cazzi, iscrivermi, andare a votare. A parte il fatto che dove vivo io non conta in nessun senso il mio voto, perché Missouri è uno stato, siccome alla fine i collegi elettorali si decidono per stato, Missouri è uno stato dove la maggioranza repubblicana è del tipo, a meno di sorprese straordinarie, del tipo 70-30, quindi 65-35, mi rovino, quindi che io voti per l'uno o che voti per l'altro faccio poca differenza. Però ho fatto un ragionamento sul piano personale. Io alla fine faccio veramente fatica a essere preso, come alcuni colleghi miei sono presi, dal voler supportare Biden. E guarda, la storia mi spieghi brevemente perché. Perché già io metto in piedi tre robe, no? La democrazia interna, il mio sistema di valori e la politica internazionale. In ordine, tra l'altro, di crescente importanza per me. Perché di crescente importanza? Ovviamente la democrazia italiana, alla fine, vivendo qua, essendo cittadino, è più importante. Però, francamente, io non la sento molto a rischio. Io credo che ci sia un'enorme esagerazione mediatica, ma anzi vorrei dire la libertà di parola interna negli Stati Uniti sia stata messa a rischio da qualcuno in questi ultimi anni. Io devo dirlo, non è stato il mondo trumpiano, che è senz'altro aggressivo, senz'altro pessimo, è stato tutto quello che volete, ma non è mai venuto né a me né a altri a bloccarmi la libertà. Credo che sia l'epoca Bush. Eh? L'epoca Bush. L'epoca Bush, sì, ma l'epoca Bush va detto che è stata condivisa, perché in realtà l'epoca Bush è September 11. E la reazione censoria su September 11 accomunò Clinton e Bush, o perlomeno il Partito Democratico di Clinton e quello di Bush. Ma se oggi devo guardare ai due, a parte che questo paese continua a esserci enorme libertà di parola, cerchiamo di capirci, anche a livello proprio popolare, nessuno è stato veramente per davvero censurato. L'unico ambiente in cui c'è un livello di censura, questo è nel discorso pubblico, nei campus e ambienti circostanti. E francamente lì dove c'è censura, il rischio non viene da quei gruppi studenteschi e colleghi che sono di orientamento trumpiano o GOP.
ce ne sono, sono minoritari, ma non è che non ci siano, ci sono nel mio campus come in tanti altri. Quindi da quel punto di vista lì io mi sento veramente poco preoccupato, per quanto possa capire, l'ho anche discusso con Alberto Forchielli, il Project 2025 della Heritage, quindi possa capire che vi siano progetti, come dire, di rafforzamento eccessivo del potere esecutivo, però mi pare francamente abbastanza chiaro che addirittura anche a livello di Supreme Court, la Supreme Court alla fine ci tenga la Costituzione americana e la sua democrazia, e che gli apparati dello Stato, sia repubblicani che democratici, difendono. Quindi lì il rischio Trump non lo vedo, e per quanto riguarda appunto la libertà di parola vedo più un rischio che di continua crescita di questa atmosfera da questo non si può dire perché dà fastidio a questo, questo non si può dire già, questo se dici questo, se hai ragione, che è classificabile come di sinistra, sì. C'è poco a fare. È una cosa che ho visto, è iniziata in questa forma virulenta nella seconda metà degli anni 90, da allora non ha smesso di peggiorare, a mio avviso sta danneggiando moltissimo la ricerca scientifica nei campi, in quasi tutti i campi, tolti proprio i più astratti, i più puri, in quasi tutti. Anche nel cinema si vede. Oh, nel cinema è una roba allucinante. Il cinema, se vuoi, a mio avviso, è stato il portatore, cioè nel cinema c'era già nel 93, nel 91, nell'89, il cinema è una roba dal vomito, francamente, cioè Hollywood è un centro di ipocrisia. Ah, no, no. Quindi sulla democrazia, ripeto, Trump, per quanto ci siano tutte queste preoccupazioni, non mi sembra più pericoloso di Biden. Il sistema dei valori, è una gara, cioè, Trump valori non ne ha. Quell'altro però manco mi sembra avere, mi sembra un uomo di un'ipocrisia infinita. I miei personali valori io francamente non li trovo molto riflessi né dall'uno né dall'altro. Guarda, visto che siamo in metafore da cinema, è quasi scemo più scemo. Cioè le opzioni non sono... Esattamente, specialmente sui valori, perché uno è un ladrone, corrotto, mentitore, tutto quello che volete e poi di più, ok? Con tra l'altro tratti personali di narcisismo patologico veramente sì, però quell'altro ti dà l'impressione di essere un falso allucinante, è mellifluo, cioè dice una cosa, io non ho molta simpatia per i passivi, esatto, per i passive aggressive, no? Mi sembrano in questo momento non ci voleva in America questi due candidati. Esattamente, cioè, poi questo mi sembra uno che nel suo essere passivo è anche cinicissimo, cioè Afghanistan ha fatto il disastro che ha fatto, è ancora lì, che non è ancora riuscito a dare i 14.000 visti extra, permessi di residenza extra ai collaboratori disgraziati. Che... Non è tutta colpa sua, Trump ha fatto hot potato con quel giochino. Sì, ma poteva muovere il culo prima, porco. Sì. O poteva decidere di non farlo, o non in questi tempi, cosa in una maniera molto più lenta, e poteva, se proprio voleva, uscire lasciando a dire vabbè, almeno copro il culo per dignità a quelli che ci hanno appoggiato, mentre io no. E infine, e questa è la cosa che mi dà più fastidio sulla politica internazionale, ma io te lo dico onestamente, a me io non vedo proprio nessuna differenza. E se c'è mezza chance che in uno strano movimento di pazzia quello che batte il pugno sul tavolo e si mette a minacciare la Russia sia qualcuno, è Trump. Sì, è più probabile che lo faccia lui. Perché ormai Biden ha una strategia consolidata da 2 anni e mezzo. Guarda, ti voglio chiedere una cosa, perché io leggo delle cose allucinanti, dicono Trump è un isolazionista così. Io ho guardato tutti gli affari esteri che ha fatto Trump, compreso andarsi a vedere con Kim Jong-un, queste cose qui, o Xi Jinping, eccetera. Un conto è quello che dice di fare, e un conto è quello che ha fatto. In realtà ha fatto dei viaggi come presidente molto più dei presidenti precedenti. Quindi quest'idea di Trump, di uno chiuso, che non va a mettere affari in giro per il mondo, a me sembra fantasia. È una mia lettura, mi sbaglio solo io? No, nel senso che no, ce l'ho anch'io. A parte che c'è questa grandissima tradizione... Allora, l'unica cosa su cui non mi aspetto nulla di buono da Trump è Israele, nel senso che Trump ha tali accordi, ha una tale visione della cosa che gli darà carta bianca e ci sarà peggio ancora. Però capiamoci, anche Biden lì di un'ipocrisia infinita, l'intera gestione di questi 6 mesi fa schifo.
francamente fa schifo. Io ho la sensazione che sia Blinken a gestire i giochi e anche le gaffe di Biden, onestamente, più che Biden stesso. Può essere, però adesso, sai, non lo so. Ecco, quello per capire chi decide, Mirko, bisogna essere veramente lì, perché nel racconto giornalistico di chi decide, di chi non decide, no? Adesso, per esempio, sappiamo da tutti i collaboratori di Trump che l'hanno mollato cosa succedeva. Cioè, questo aveva continui conflitti, questi cercavano di... e questo continuamente non riusciva ad accettarlo. Alla fine i continui conflitti gli hanno svuotato la presidenza, perché se continui a perdere a raffica tutti i collaboratori più fidati, devi continuare a sostituire, non riesci a mettere in pratica alcuna politica. Questa volta, infatti, l'Heritage, essendosi resi conto di questa cosa qua, ha... in un certo senso sono lì che gli dicono prendo la gente da noi. Non è ovvio però da come sta andando che prenderà la gente da loro. E quindi ho la vaga impressione che se dovesse vincere, secondo me farà una replica dell'amministrazione precedente con toni più pesanti. L'unica cosa che probabilmente fa sarà perdonare quelli che lui chiama gli ostaggi del 6 gennaio. Questo, suoi, secondo me. Beh sì, perché c'è un pezzo di suo popolo fanatico che se lui non perdona questi... Ma Trump ha tutto l'interesse a creare, diciamo, una dicotomia totale anche nel modo di raccontare la politica, perché più si radicalizzano le posizioni, più lo si avvantaggia. È una cosa estremamente ovvia. E d'altra parte hai uno che onestamente ha il carisma di uno straccio, non riesce a tenere questi toni, cioè non gioca proprio a quel gioco, non è abituato, e quindi Trump ha carta bianca in questa storia. Sì, sì, ma infatti però lì bisogna anche capire, e vedo che molte persone, anch'io mi sono preoccupato quando sono uscite queste cose sulla NATO, poi me la sono andata a guardare, come al solito, bisogna, quando una roba è importante, guardate il consiglio a tutti, cioè va bene, ma neanche Reuters se la roba è importante è affidabile, bisogna proprio andare a mettere la roba in contesto e leggersi più cose, poi alla fine è il suo solito giochetto di minacciare quelli che non pagano, perché stava vendendo alla solita troupe che dice... a troppe spese nostre, troppe tasse, bisogna tagliarle, la cosa che lui elimina gli sprechi. Stava facendo un po' il Di Maio della... È un messaggio interno, guardate, esatto, che ora facciamo pagare agli europei tutto interno, quello che devono. Esattamente. E io dubito largamente, a meno che non voglia vedere l'intero stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aviazione, di mettersi in tronco, che questo si mette a dire adesso non finanziamo più la NATO. Cioè, sì, io la lettura europea del oh mio Dio, gli americani ci mollano, bisogna aumentare gli armamenti, eccetera, l'ho trovata sconclusionata. È un messaggio interno ai suoi: guardate che facciamo pagare agli europei tutto quello che devono, così noi non dobbiamo spendere di più. E io ho detto: ben venga il messaggio di Trump, ma sì, ma poi tra l'altro è una questione perché così che si dura, svegliano in Europa, che dura da 25 anni perlomeno, e cioè da quando ci fu la cosiddetta caduta dell'URSS e quindi un po' l'atmosfera americana si rilassò, passati i primi anni con i tagli vari, il mondo politico americano cominciò a dire vabbè, adesso però, scusate, pagate un po' anche voi, no? Perché altrimenti diventa sempre di più una cosa. Invece perché? Perché gli europei negli anni 90, credo, questo ti chiedo conferma, ma da quanto mi ricordo è così, gli anni 90 sono stati anni di enormi tagli nelle spese militari europee, perché l'ho mostrato appena da passata Travaglio. La paura, l'ho mostrato con Travaglio, dal 90 a oggi la Germania, Italia, Francia, Spagna hanno tagliato dal 65 al 50% per quanto riguarda gli uomini proprio, gli americani passarono da 400.000 uomini a 60.000. 60.000, è abbastanza pazzesco, alcune cifre fanno... Esattamente, quello che mi ricordavo anch'io. Questo c'è stato un disarmo totale dagli anni 90, cioè per dire un'altra cosa che parlavo con Stefano Marcuzzi, no? Che Centro Studi Esercito, no? Noi da 30 anni non facciamo più targeting alla Russia, tanto per capire quanto eravamo interessati a fargli la guerra, cioè quelli che andavano a studiare i bersagli russi, l'abbiamo riacceso ora quel centro di comando. Questo ti dice molto, no, sulle intenzioni che avevamo noi. Sì, no, io su questo ho poco dubbio, infatti siccome negli anni, appunto non è il mio film, ma insomma, io ogni tanto legge questo e quello, nell'arco di 30 anni l'impressione che ho avuto è stata di un disarmamento totale, nel quale il comportamento dei due sponde dell'Atlantico però è stato asimmetrico, perché gli europei si sono buttati proprio a tuffo, ho detto perfetto, via,
eliminare tutto, non c'è più il rischio, adesso commerciamo, andiamo a comprare l'olio, facciamo gli affari, no? Alla Schröder, tanto per capirsi. Gli americani hanno detto, ok, togliamo un po' di gente dall'Europa, però siccome bisogna mantenere assolutamente la supremazia, anzi, ci sono detti, adesso siamo i padroni del mondo, investiamo alla grande in tecnologia, anche con sprechi, perché dobbiamo mantenere la cosa. Pochi anni dopo... Guarda, sono preparato. Eh? Accetta la slide. Ah, sei preparato, visto che è venuto preparato. Però mi felicito che la mia conoscenza in questo caso, vedete, anch'io gioco i caramattini di nascosto, io ci gioco nella loro forma di dollari, io più che guardare i caramattini guardo i schei, dico ma quanto stanno spendendo? Tanto, vuol dire che qualche cazzo di roba hanno, quanto stanno spendendo? Pochissimo, vuol dire che non c'è un cazzo di niente. Eccola, dal 90 al 2021. Suppongo che questa, esattamente, sì. Però ecco, la diminuzione degli uomini americana è compensata da un fortissimo incremento di capacità tecnologica, giusto? Assolutamente. Però in Europa la presenza è scesa. Forze verso la Cina, perché poi lì questi adesso è spuntata la questione Cina, no? Pivot to Asia, esatto. C'è anche un discorso da fare, sai, perché spesso quando io parlo ai contravalli mi dice ah sì, però se metti insieme tutto quello che spendiamo noi supera la Russia. Uno, è molto più facile per un singolo paese fare la guerra con un budget che non 20 paesi con micro budget, sì, perché ma si devono coordinare, posso dare una, no, finisci, prego, scusami. Si devono coordinare, eccetera. Secondo, non devi guardare il budget americano, perché l'80% del budget americano è speso globalmente, il 20% in Europa. Quindi quello che specificamente spendono. Posso anche fare un'altra osservazione, questa da economista, che andrebbe spiegata con un po' di pazienza. Siccome stiamo confrontando numeri uguali, stiamo facendo un enorme errore. Perché? Perché vado a naso, ma anche mettendo dentro gli americani che spendono abbondantemente di più in tecnologia, capitale, equipment, non in uomini. Noi spenderemo l'80% in esseri umani e salari, per lo meno della spesa militare, 50% è salari e 50% è materiale. Secondo me in Italia è tipo... No, 70%. No, media NATO. No, in Italia l'ho già detto, è l'80. Secondo me è 60-40 media NATO. Allora, signori, il soldato russo costa probabilmente un quinto, un sesto del soldato americano e del soldato francese, soldato tedesco, perché il soldato americano, francese e tedesco è un signore che non solo ha very high training, ma anche delle opportunità di vivere decentemente facendo un altro lavoro. Quindi, certo, per carità, poi ci sono quelli che hanno la passione, che gli piace, vogliono fare i SEALs, fanno le truppe speciali, quelli costano una fortuna, vabbè, e quelli lì in un certo senso, chiamiamolo così, sono portati. Il costo di esercizio è molto inferiore, anche di produzione, banalmente. Esattamente, nostra, quindi in realtà è molto erroneo confrontare le spese, perché le spese vanno, queste sì, vanno fatte in purchasing power parity. Un proiettile da 152 russo costa un quinto di un proiettile da 155 prodotto in Occidente. Esattamente, beh, allora sai cosa? Perfetto, io stavo giusto suggerendo, la calibrazione va fatta in rapporto al prodotto interno lordo. E allora se la fai in prodotto interno lordo, siccome il prodotto interno lordo per capita russo è appunto un quinto di quello americano, va benissimo dividere per 5, oppure moltiplicare per 5, fate voi. Questa è la cosa. Quindi sì. Occhio a sti numeri assoluti, perché sono una presa in giro. Sì, vanno prese sempre in ottiche, molte sfaccettature. Qual è il costo, adesso vado anche a guardare, non l'ho mai guardato, ma qual è il costo totale di un marine? Quanto costa un marine all'erario americano? Ma io le dico anche sui carri armati, no? Spesso vedo i calcoli sul costo dei missili da crociera russi, no? Basati sul valore commerciale. No, quando lo produce lo Stato russo, lo produce a un decimo del costo commerciale. Un carro armato, per dire un Abrams, che compri a 6 milioni, 8 milioni, è il costo commerciale se sei l'Arabia Saudita. Il costo reale prodotto in America sarà 2. I russi producono carri armati a 300-500 mila dollari. Quindi bisogna rendersi conto di queste cose. Un altro dato importante era la postura della NATO nei paesi baltici, 800 uomini in Estonia, 1200 in Lettonia, Lituania. Cioè questi non fermano neanche un'invasione. Cioè, vediamo le cifre della guerra in Ucraina, non sono
uomini atti a invadere qualcuno. Cosa invadi con 5-6 mila uomini? Niente. Cosa interessante che facevo vedere i dati proprio nel mio confronto con Travaglio era, ok, abbiamo più spese militari della Russia come conglomerato, però nel 2014 il nostro addestramento di tutti i paesi, compresi gli americani, 85.000 uomini. I russi si addestravano con 479.000 uomini. Quindi la mia domanda che poi posi a Travaglio era chi si preparava a cosa? Allora, guarda, proprio sono andato a guardare, perché sono... quanto costa lo stipendio di un soldato medio russo? Ma se non sbaglio, quelli di leva vengono pagati qualcosa come $1,400 al mese. Proprio base. All'anno. Sì, una roba del genere, tra i 20 e i 30 mila dollari. Ecco, allora il marine meno costoso costa 40 mila, la media è 60 mila. Ecco, tre volte. Il top, vabbè, 100 e passa, però insomma, a seconda. Pensate che solo il costo di reclutarne uno, il costo di reclutamento per marine reclutato, cioè pubblicità, trattamenti, insomma, interviste, è 7.000 e passa dollari all'anno. Che mi sembra una cifra gigantesca. Beh, cioè, questi sono i costi di reclutamento, poi il salario comincia a 40. Il resto. Poi ci sono i costi, diciamo, di ammortaggio, nel senso l'addestramento chi lo paga? Devi dargli i fucili, devi dargli da sparare, devi dare da mangiare, ci sono le strutture logistiche, ci sono il catering, questo genere di cose. Il costo di un addestramento non è quello che guadagna, quello è ancora altro da dare. È la roba, il materiale che spendi, certo, e la maniera che li fai vivere. Ecco, un'ultima cosa, poi saluto che con te andiamo avanti fino a domani. No, questa cosa che continua a insistere, le sanzioni sono servite a quello che hanno potuto servire. Peccato che se le sanzioni non le fai incomplete, come abbiamo documentato con Robin Brooks, permette per Chieto vivere con i tuoi industriali, e questo siamo colpevoli tutti i paesi europei, fai per Chieto vivere con i tuoi industriali, che le sanzioni di fatto non ci siano, perché gli dici, ma guarda, basta che esporti in Kazakhstan, in Turkmenistan, o fai come fanno i greci. Mandavano a prendere il petrolio russo, esatto, cambiavano il panamense e poi vendevano. Esatto. Come ha addormentato Robin Brooks, abbiamo documentato in maniera, anzi lui si è concentrato e molto... E hai alleati della Turchia che si prestano a fare da passaggio. Gli armatori greci. Quindi occhio a questa storia delle sanzioni. Infatti la storia delle sanzioni andrebbe ribaltata. Non le abbiamo fatte le sanzioni, o meglio, si sono fatte delle sanzioni estremamente particolari. Siccome sono state vendute male, Michele, nel senso, le sanzioni storicamente non hanno fermato nessuna guerra, hanno creato un sacco di problemi dopo. Il primo esempio classico di paese che ha subito le sanzioni con la Lega delle Nazioni fu l'Italia per l'invasione dell'Etiopia. Non fermò l'invasione, si prese l'Etiopia, arrivammo alla Seconda Guerra Mondiale con i biplani. I danni li hai visti 4-5 anni dopo. Esatto, allora il punto è quello, si è detto fin dall'inizio le sanzioni sulla Russia riescono ad avere un effetto se e solo se sono permanenti e si vedono nel tempo. Ma d'altra parte è anche vero che la parte che poteva mordere immediatamente, che è quella sui beni di consumo durevoli e non delle elite, che sono quelle che alla fine il cui appoggio politico è rilevante per Putin, è chiaro che se tu permetti a tre quarti delle aziende europee di continuare a esportare con la triangolazione, le sanzioni non ci sono. E i giochini che hanno fatto in Russia, la Coca-Cola che si è autovenduta a Dobre Cola e continua a vendere, stessi giochini. E quindi il problema delle sanzioni è di decidere di farle per davvero. Questa è un'ulteriore prova della stranissima, ma questo ci vorrebbe un'altra discussione, della stranissima schizofrenia occidentale. Io lo feci con Bertonelli, si fece un intero video facendo vedere tutte le compagnie che fintamente se ne erano andate e che continuavano con ribrandizzazioni a continuare a vendere. Bene, Mirko, mi leggerò il tuo libro e poi dopo, così la prossima volta ti faccio le domande sui carri armati. Va bene, alla prossima allora. Allora, grazie alla visita. Ciao carissimo. Tutti. Mamma mia, buona gente, però ragazzi, qui per me è ora di andare a lavorare. Sono le 6 del pomeriggio, non ho fatto un cazzo.
nelle ultime due ore. Mirko è ora che vada a dormire, che è venerdì santo. E niente, baci e abbracci, grazie alla visita, alla prossima. Ciao a te, ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Arrivederci.